Buongiorno, oggi farò una cosa che in estate a casa mia non deve assolutamente mancare, cioè le frisille, o frisille detto alla napoletana. Allora, inserito nella ciotola 700 ml di acqua con 10 g di lievito di birra. Le farò integrare, quindi ho utilizzato questa farina che inserirò poco per volta. Facendola assorbire bene piano piano. Io lo faccio con le mani perché mi piace proprio il contatto con la farina, con gli impasti. Ecco, siamo più o meno a metà farina, ci vuole un po' di pazienza chiaramente per far assorbire tutta l'acqua, però piano piano. Raccogliamo tutta la farina che c'è intorno alla ciotola. Dimenticavo di dirvi che è un chilo di farina, tutto il chilo di farina, inseriamo. Ecco, quasi alla fine, perché manca veramente poca, ci inseriamo 25 grammi di sale. Farina è stata assorbita tutta. Allora a questo punto trasferisco l'impasto sul tavolo e lo finisco di lavorare. Passo già un po' più compatto. Quindi facciamo delle pieghe modo. Facciamo una leggera frullatura. Ecco, l'impasto è pronto. Verso in ciotola un goccino d'olio. Ci metto anche sopra un goccino d'olio per non far seccare la pasta durante la lievitazione. Copriamo col coperchio e lo lasciamo lievitare per circa 3 ore. Poi dipende, casa mia è molto calda, quindi controllerò ogni tanto. A dopo. Eccoci qui, sono trascorse le 3 ore e penso che il nostro impasto ha fatto il suo dovere, è cresciuto tantissimo. Allora, lo versiamo sul tavolo. Guardate che bello. Iniziamo a dividerlo in tanti panetti. Io ho deciso di fare queste presille di 50 grammi più o meno, quindi dovrò fare queste ciambelline di 100 grammi. Ecco, una volta tagliati tutti i pezzetti di impasto, ne sono usciti circa 16, facciamo delle palline perché poi le lasciamo a riposo per altri 10 minuti prima di formare le friselle vere e proprie. Eccoci qui, trascorsi i 10 minuti, prendiamo un panetto e lo arrotoliamo formando un filoncino. Poi lo uniamo formando proprio una ciambellina e la posizioniamo
sulla nostra teglia. Ecco qui le nostre teglie sono pronte, adesso le ricopro con un canovaccio e le faccio lievitare altri 10 minuti prima di infornarle. Ecco qui, allora abbiamo fatto una prima cottura in forno a 190 gradi per circa 7-8 minuti. Dopodiché, vedete, sono belle morbide, si dividono a metà. Così. Si rimettono in teglia e si fanno asciugare fino a farle diventare biscottate.